Tiene banco il tema dell'eredità di Gina Lollobrigida ad 8 giorni dalla sua morte, un patrimonio da vera diva. Il tutto è reso più complesso dai rapporti difficili che la Lollobrigida aveva con il figlio Milko Škofić e con Andrea Piazzolla, suo factotum negli ultimi anni. Durante una delle ultime puntate di Storie Italiane è intervenuto anche l'ex marito Rigau, il quale ha affermato: «Non capisco ancora perché mi accusino dopo tanti anni. Io e Gina abbiamo fatto la separazione dei beni e non ho mai preso niente da lei. Il patrimonio è del figlio, o almeno quello che resta», lanciando così una frecciatina ad Andrea Piazzolla. Lui sostiene, come anche il figlio della Lollobrigida, Andrea Škofić, che il factotum abbia sottratto diversi beni alla donna nel corso degli anni. Oggi è arrivata una certezza in più, poiché si è aperto il testamento della Lollobrigida. Il notaio Franceschini ha comunicato agli eredi le volontà dell'attrice, scomparsa il 16 gennaio a 95 anni. La bersagliera, nel rispetto della legge, ha lasciato metà del patrimonio a suo figlio e l'altra metà ad Andrea Piazzolla. L'avvocato del factotum ha dichiarato che il suo assistito intende portare avanti le volontà della Lollobrigida per quanto riguarda la gestione della sua immagine e il mantenimento delle opere artistiche. Pertanto resta fuori dal testamento l'ex marito dell'attrice, Francisco Javier Rigau. I due si sono sposati nel 2010 per procura, ma la Lollobrigida ha sempre negato di aver dato il suo consenso ed ha quindi denunciato per truffa l'ex marito. Nel 2015 sono finiti a processo, ma dopo 2 anni l'uomo è stato assolto. E oggi non ha dubbi nel dire la sua riguardo al testamento della Lollobrigida.